Le 20.30, ben ritrovati negli studi di TG2000. Continua a far paura la polmonite cinese. 106 i morti, un virus definito un demone dal presidente Xi Jinping. Di questo parleremo tra poco. Prima però ci concentriamo sulla politica italiana, con il governo in difficoltà sulla questione prescrizione. Augusto Cantelmi. 5 Stelle hanno zero alla ricerca di una guida e il rischio scissioni. La sconfitta alle regionali lascia il segno. Prima i ministri, poi i parlamentari pentastellati si riuniscono per trovare una via d'uscita e fermare un declino che al momento sembra inarrestabile. Il capo delegazione al governo diventa Bonafede al posto di Di Maio. La Camera approva per 72 voti di differenza. Nessuna spallata dal voto regionale, ma i nodi per il governo restano e per evitarli si ricorre alla tecnica del rinvio. Così la riforma della prescrizione, approdata in aula, viene subito rispedita in commissione a causa delle tensioni interne nella maggioranza. Da una parte i 5 Stelle che vogliono la riforma, dall'altra Italia Viva, mentre le opposizioni insorgono. E la verità è che adesso sulla riforma del processo penale, su tutti i temi del processo penale e quindi anche sulla prescrizione, ci sono divergenze nella maggioranza. Noi eravamo contro questa riforma della prescrizione quando eravamo all'opposizione, non l'abbiamo votata, non abbiamo cambiato idea adesso che siamo in maggioranza. Se qualcun altro l'ha fatto, mi dispiace per loro, noi manteniamo la nostra coerenza. Hanno paura di votare, hanno paura di dividersi, hanno paura di andare sotto il voto segreto e quindi dicono approfondiamo il testo in commissione. Ma cosa c'è da approfondire? Ce l'hanno soppresso in commissione. E contro la riforma della prescrizione, sit-in di protesta davanti al Parlamento delle Camere Penali. Una riforma, quella della prescrizione, che secondo il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Ermini, deve essere accompagnata dalla riforma del processo penale. Lo ha intervistato Federico Plotti. Io ho già detto quello che pensavo, l'ho detto anche sulla base del parere che sulla prescrizione fu dato sulla cosiddetta legge spazza corrotti, perché voi sapete la prescrizione fu inserita con un emendamento su quella legge, e noi abbiamo avuto delle riserve sul fatto che si fosse inserita la riforma della prescrizione sperando che entro un anno si facesse una riforma complessiva del processo penale, senza che in realtà questa riforma ci fosse. E infatti adesso vediamo quali sono i problemi, perché adesso questa riforma del processo penale bisogna farla. Non è che si può fare in qualche mese, sono riforme su cui occorre uno studio approfondito. Tutto il mondo della giurisdizione, magistrati, avvocati, io nel mondo della giurisdizione ci metto anche gli accademici, sono quelli che poi danno la possibilità della creazione della dottrina. Ecco. Sono lavori che vanno molto approfonditi, perché il nostro sistema è un sistema fatto un po' a tipo domino, cioè se io tocco una mattonellina del domino ne sposto tantissime. Ecco, quindi è un lavoro di grande approfondimento che io mi immagino e spero che il nostro sistema parlamentare, il potere legislativo, riuscirà in qualche modo a trovare. Cambiamo argomento, il prodotto interno lordo pro capite di un cittadino che vive in Italia nord-ovest, come Veneto o Friuli, vale oltre 36.000 euro annui, quasi il doppio del PIL pro capite di chi vive al sud. A dirlo è l'Istat, secondo cui il PIL è aumentato dell'1,4% nel nord-est, mentre nel mezzogiorno si è fermato allo 0,3%. La provincia autonoma di Bolzano, con un PIL per abitante di 47.000 euro, è la più ricca d'Italia. L'ultimo posto della graduatoria è occupato dalla Calabria con 17.000 euro. E adesso gli esteri. Donald Trump ha presentato a Washington, al fianco del premier israeliano Netanyahu, il piano per la pace nel Medio Oriente, che prevede Gerusalemme come capitale unita dello Stato di Israele. Protestano i palestinesi. I dettagli nel servizio della nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Lo definisce l'ultima possibilità di pace per il Medio Oriente e si dice sicuro che funzionerà. Dopo mesi di speculazioni, Donald Trump svela i dettagli del suo accordo del secolo. 80 pagine che prevedono Gerusalemme capitale unita dello Stato di Israele, dove però anche i palestinesi potranno avere una loro capitale.
Gli Stati Uniti saranno orgogliosi di aprire un'ambasciata anche a Gerusalemme Est, dice Trump, assicurando che nessun palestinese sarà cacciato da casa sua. 50 miliardi a disposizione per il nuovo Stato palestinese, a condizione che si eliminino le fazioni terroristiche e venga riconosciuto Israele come Stato ebraico. 4 anni il tempo per negoziare l'accordo, in cui Israele si impegnerebbe a congelare la costruzione di nuovi insediamenti, ma non certo di smantellare quelli già esistenti. Al contrario, come afferma Netanyahu a fianco del presidente americano, il piano riconosce la sovranità israeliana sulla maggioranza degli insediamenti già esistenti, Valle del Giordano comprese. Negative le prime reazioni della parte palestinese, che aveva già rifiutato il piano prima di conoscerne i dettagli per unilateralità con cui è stato fatto. Una farsa, secondo l'autorità palestinese, un discorso aggressivo che creerà molta rabbia, secondo un portavoce di Hamas, alla fine di una giornata in cui le strade di Gaza si sono riempite di manifestazioni di protesta. Ma la presenza, la presentazione del piano a Washington degli ambasciatori di Oman, Emirati Arabi e Bahrain fa intuire che non tutto il mondo arabo si opporrà al piano di Trump. Allora torniamo sulla notizia con cui abbiamo aperto questo telegiornale, la polmonite cinese, perché sono stati individuati dei casi anche in Germania e in Francia. Non abbiamo segnale di diffusione del virus in Italia, ha assicurato la ministra degli interni Luciana Lamorgese. Francesco Durante. Un vero e proprio demone, così il presidente cinese Xi Jinping definisce l'epidemia di polmonite da coronavirus mentre incontra a Pechino il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che esprime piena fiducia nelle misure messe in atto dalle autorità cinesi per arginare il contagio, però si dice contrario alle operazioni di evacuazione dei cittadini stranieri dalla Cina. Tuttavia circa 250 francesi saranno rimpatriati dalla regione di Wuhan con il primo aereo in partenza domani dall'Europa, mentre oltre 100 cittadini europei di altre nazionalità rientreranno col secondo volo previsto in settimana. Per il rimpatrio volontario degli italiani, l'unità di crisi della Farnesina assicura che si interverrà il prima possibile. Intanto in Francia è stato accertato un quarto caso di coronavirus, riguarda un anziano turista cinese della provincia di Hubei, ricoverato a Parigi in condizioni gravi. In Germania, dopo la conferma di un paziente contagiato a Monaco di Baviera, si registra anche a Berlino un caso sospetto sotto esame. Le autorità sanitarie cinesi hanno segnalato oltre 4.500 casi confermati di polmonite virale. Mio padre ha avuto la febbre e lo abbiamo accompagnato in ospedale per farlo visitare da un medico, racconta questa residente di Wuhan. 106 le persone decedute a causa della malattia e preoccupa la velocità di diffusione del virus. Wuhan riserverà 10.000 letti d'ospedale ai pazienti infetti. In un tempo record, entro il 2 e il 5 febbraio, sarà terminata la costruzione di 2 ospedali d'emergenza per accogliere le persone contagiate. E anche all'aeroporto di Roma Fiumicino in queste ore vengono messe in atto le procedure di prevenzione richieste dal Ministero della Salute per scongiurare l'ingresso nel nostro paese di persone affette dal coronavirus. Vediamo come, con Vito De Torre. Nel giro di pochi minuti i medici dell'aeroporto di Fiumicino allestiscono il corridoio sanitario. È ancora notte quando arriva un volo proveniente dalla Cina. Le operazioni di screening sanitario sono già state attivate e tutti i passeggeri vengono controllati uno ad uno. Ne vuoi un altro? Le procedure di prevenzione richieste dal Ministero della Salute sono tutte state messe in campo per scongiurare l'ingresso in Italia di persone affette da coronavirus. Eventuali casi sospetti tra i passeggeri vengono individuati e segnalati anche quando l'aereo è ancora in volo. Nel caso ci troviamo di fronte a una situazione fortemente sospetta, noi attiviamo il canale sanitario. I passeggeri, una volta fatti scendere, vengono portati dai mezzi interpista in questa struttura, fatti camminare sotto delle telecamere termiche e in base al viraggio del colore del loro corpo, senza bisogno di spogliarsi, cambiarsi, niente di particolare, si vede se vira il colore che appare, in qualche modo c'è temperatura, il paziente passeggero viene enucleato e poi trasportato negli ospedali di competenza, soprattutto l'ospedale Lanzani, attraverso queste ambulanze di biocontenimento, per solito gestite dalla Croce Rossa. Lei da medico è preoccupato di questo virus? Preoccupato mi sembra in questo momento, appunto 28 gennaio, per Roma, intendo, per Roma qui dove siamo noi,
forse una cosa un pochino eccessiva. Direi attenzionato, attenzionato sicuramente. Ha annunciato una visita al rabbino capo e al presidente della comunità ebraica di Torino, l'arcivescovo Monsignor Nosiglia, dopo gli episodi di antisemitismo avvenuti nei giorni scorsi a Mondovì e nel capoluogo piemontese. E la donna, la cui casa era stata imbrattata da scritte antisemite, dice: le lascerò come testimonianza di un gesto razzista. Luca Licata. Ho scelto di lasciarla per ora, poi la cancellerò ovviamente dopo, come testimonianza di un gesto così razzista che non dovrebbe esserci più. Un insulto antisemita comparso nel giorno della memoria sul muro di un palazzo dove vive una donna di origine ebrea, figlia di una staffetta partigiana. È successo a Torino, il secondo episodio di questo genere in Piemonte, dopo quello di Mondovì. Sulla vicenda si è espresso l'arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, che ha invitato ad abbandonare la palude di odio e intolleranza. Intanto oggi centinaia di torinesi sono scesi in piazza per manifestare la propria solidarietà. La storia non cambia mai, non so, da quando c'erano le leggi razziali si ritorna all'odio razziale, mi sembra, ovviamente non come un tempo, però per ignoranza immagino e per cattiveria. Mattarella a Benevento per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi del Sannio. Il presidente ha sottolineato come la cultura sia la risposta all'odio e all'intolleranza. Lo sentiamo. In un momento in cui il mondo attraversa condizioni di particolare incertezza che si rinnovano periodicamente ma che sono in questo momento particolarmente allarmanti. La risposta è qui, in questo Ateneo come negli altri. La risposta a queste deviazioni, a queste distorsioni risiede nella cultura. Parliamo adesso di immigrazione. A Parigi all'alba è stata sgomberata una baraccopoli dove vivevano oltre 1000 persone. Nelle stesse ore una sessantina di migranti forzavano la barriera al confine fra Serbia e Ungheria. Marco Burini. Sgomberi, scontri, sbarchi. Per le persone migranti l'Europa è ancora così, un'emergenza senza fine, che è una contraddizione in termini, ma non per questo sparisce. Gli appunti di un giorno qualunque di fine gennaio ci fanno andare prima a Parigi, sulla tangenziale di Porte d'Aubervilliers, dove all'alba è stata sgomberata una baraccopoli. Ci vivevano tra le 900 e le 1800 persone. Non si sa quante fossero di preciso. Nordafricani, arabi e asiatici, quasi tutti giovani maschi che vengono da paesi distrutti da fame e guerra. Nessuno di loro ha fatto resistenza. Si sono messi in fila e sono saliti sugli autobus mentre le ruspe abbattevano e rimuovevano i loro ripari. C'era anche la sindaca di Parigi, Hidalgo, che si ricandida alle prossime comunali tra 2 mesi. Sempre nelle prime ore del giorno, una sessantina di migranti ha forzato la barriera al confine tra Serbia e Ungheria, all'altezza del valico di Orgos Reške, che 5 anni fa fu teatro di scontri tra migliaia di migranti e polizia, che comunque ha arrestato immediatamente i 4 che stamattina sono riusciti a toccare il suolo ungherese. Metteranno piede a Taranto invece i 403 migranti raccolti dalla Ocean Viking nei giorni scorsi, 216 uomini, 38 donne e 149 bambini, mentre la Open Arms ne ha soccorsi un altro centinaio al largo della Libia e la Alan Kurdi attende ancora che le venga assegnato un porto. A Cumoli è tornata a tremare, una scossa di magnitudo 3.3 gradi è stata avvertita alle 17.37 nel paese raso al suolo dal sisma del 24 agosto 2016. Il terremoto è stato sentito in tutta la provincia di Rieti e nelle zone del cratere laziali del sisma di 4 anni fa. Al momento per fortuna non si hanno notizia di danni e feriti. Ci spostiamo invece in Portogallo, dove il governo di Antonio Costa sta pensando di introdurre una tassazione fino al 10% del reddito annuo dei pensionati europei, quindi anche italiani, eliminando così le agevolazioni fiscali concesse al culmine della crisi finanziaria del 2009. Negli ultimi tempi, infatti, il paese era diventato il paradiso dei pensionati italiani, in quanto chi risulta residente non abituale ad oggi viene esentato dal pagamento delle tasse sulla pensione per 10 anni, a patto che viva lì per almeno 6 mesi l'anno, ma presto dunque le cose potrebbero cambiare.
Anziani e invecchiamento della popolazione al centro del congresso internazionale organizzato dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. La ricchezza negli anni, il titolo scelto, come ci racconta Cristiana Caricato. L'hanno chiamata la rivoluzione della longevità. Secondo il rapporto delle Nazioni Unite, World Population Aging, nel 2019 nel mondo 703 milioni di persone avevano più di 65 anni. Una società fragile, in gran parte formata da anziani, che nei paesi occidentali, dagli Stati Uniti al Regno Unito, passando per l'Italia, finiscono per vivere da soli. Il Dicastero dei Laici, Famiglia e Vita ha chiamato 550 esperti ed operatori pastorali da 60 paesi a Roma per 3 giorni di riflessione su un tema, quello dell'invecchiamento della popolazione, destinato a diventare prioritario nei prossimi anni, se è vero che entro il 2050 il numero degli over 65 aumenterà del 120% nel pianeta. Questione non solo del nord del mondo, come conferma Suor Terenzinha Tortelli, religiosa brasiliana, problema che investe anche paesi tradizionalmente giovani, come quelli latinoamericani o africani. Nei prossimi giorni si parlerà di cultura dello scarto, delle responsabilità delle famiglie, della vocazione della generazione d'argento dentro la Chiesa, struttura che proprio nei livelli apicali è guidata da anziani. Noi dobbiamo trovare un significato spirituale a questo dono, non possiamo pensare che questo sia un caso. Evidentemente c'è qualcosa da comprendere. Ripeto, ci sono dei valori probabilmente legati alla gratuità, alla relazione, alla preghiera. Papa Francesco a un certo punto in una delle catechesi sui nonni disse che il compito degli anziani è essere un coro di persone che pregano. Vecchiaia non privilegio per pochi, ma dono per tutti, età che non pone solo problemi previdenziali, sociali o politici, ma anche opportunità. Noi vediamo proprio che l'anziano ha bisogno ancora di essere amato e valorizzato anche per quello che può dare. No a cristiani senza gioia, prigionieri delle formalità, lo ha detto il Papa stamattina nell'omelia di Santa Marta, lo sentiamo. La Chiesa non andrà avanti, il Vangelo non andrà avanti con evangeli noiosi, amareggiati. No. Soltanto andrà avanti con evangelizzatori gioiosi, pieni di vita. La gioia nel ricevere la parola di Dio, la gioia di essere cristiani, la gioia di andare avanti, la capacità di fare festa senza vergognarsi e non essere come questa signora Micol, cristiani formali, cristiani prigionieri delle formalità. Cambia il Padre nostro da non ci indurre in tentazione a non abbandonarci alla tentazione. Il nuovo messale con la variazione verrà usato per le celebrazioni dal 29 novembre 2020, inizio del nuovo anno liturgico. Paolo Fucili. Le parole sono quelle dell'unica preghiera, delle più recitate, scritta nel Vangelo, perché insegnata ai discepoli da Gesù stesso. Perciò cambiarne anche solo 3 richiede tempo, studio, riflessione, ma era necessario, ha fatto capire Francesco più volte. Padre nostro incomincia padre, e un padre non fa dei tranelli ai figli. Presto perciò, recitando il Padre nostro, non si dirà più non ci indurre in tentazione, bensì non abbandonarci alla tentazione, come peraltro già dice da 12 anni la traduzione italiana della Bibbia. Novità, questa ed altre, recepite ora anche nella liturgia, con la pubblicazione del nuovo messale, con cui dal 29 novembre 2020 sarà celebrata ogni messa. Era in cantiere da quasi 20 anni, fino all'approvazione prima dell'Assemblea CEI, poi della Santa Sede. Sotto esame in particolare quel non indurci in tentazione, appunto, di cui il Papa stesso in TV 3 anni fa, proprio su questa rete, disse così. E questa è una traduzione non buona. Anche gli uomini del Gloria, dall'annuncio degli angeli a Betlemme, saranno amati dal Signore anziché di buona volontà. Cambiamento quest'ultimo meno controverso del primo, su cui il dibattito è stato acceso non solo tra esperti del ramo. Per Francesco invece il punto è chiaro. I cristiani non hanno a che fare con un Dio invidioso, in competizione con l'uomo.
20:50 linea Caterina Dall'Olio con TGTG, state con noi, buona serata.